Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo tutorial. Quest'oggi ho fatto un rotor mount da 360 e vi spiego un po' cos'è e a cosa serve e come crearne uno. Quelli che vendono nei siti vanno dai 150 euro dollari fino ai 250, anche 300, in alcuni casi ho visto anche da 500 dollari. Io ho voluto farlo così di prova, non lo userò molto perché è un accessorio parecchio ingombrante, però vengono fuori delle ottime riprese e molti lo hanno fatto. Io ho voluto costruirne uno proprio low budget, quindi con pochissimi euro, tanto per usarlo qualche volta. E adesso vado a spiegarvi come l'ho fatto io. Allora, vi spiego cosa ho usato per farlo io. Ho comprato sempre in un negozio fai da te, vabbè, lo scotch, due aste lunghe di legno. Ho voluto provare a farlo di legno, molti lo fanno in ferro o con dei tubi anche di plastica. Poi, vabbè, la GoPro, l'aggancio, varie viti, una ruota. Questa era una ruota, le classiche ruote che trovate da mettere sotto i mobili, eccola qua. Allora, ho proceduto tagliando due assi di legno, una parte lunga circa 1 metro, più o meno questa è la distanza, e la parte sotto circa 20 cm più i due sotto, quindi mi sale di 22 cm sul casco. Ho avvitato la parte sopra, l'ho rinforzata con lo scotch. Questa parte qua è un contrappeso, sono delle viti molto pesanti. Fa da contrappeso alla nostra GoPro in modo che il supporto possa girare. Eccolo qua. Mentre la parte del casco io l'ho avvitato direttamente con le viti sul casco, ho applicato con le viti la ruota, ho chiaramente staccato la ruota e dell'asse che veniva sfruttata per mantenere la ruota l'ho collegata al legno, ho perforato il legno in modo che fosse più sicuro. Ho lasciato anche un po' di lasco, vedete, quindi nel caso io alzi o abbassi la testa, si alza e si abbassa anche il supporto, quindi un po' di movimento fa sempre bene. Vi faccio vedere una prova con il rotor. Eccoci qua, come avete visto, il supporto è parecchio ingombrante, però fa delle riprese davvero spettacolari. Se anche voi avete fatto un rotor homemade, potete linkarlo qua sotto, commentare il video oppure anche mandarmi come video di risposta qua sotto il vostro rotor. Spero che questo tutorial, come gli altri, vi sia stato utile. Continuate a seguire il mio canale, iscrivetevi, guardate anche la pagina Twitter e Facebook che avrete sempre novità. Se avete bisogno c'è anche sempre il forum. Ciao a tutti!